L'omelia non è una conferenza né una lezione, è un riprendere il dialogo già aperto tra il Signore e il suo popolo perché trovi compimento nella vita. Così il Papa, che nell'udienza generale di oggi si è soffermato sul Vangelo e l'omelia. Attraverso di essi Dio dialoga con il suo popolo, che ascolta, lo riconosce presente, operante. Per questo l'omelia deve essere ben preparata, con la preghiera, lo studio della parola di Dio e facendo una sintesi chiara, non superi i 10 minuti. Cristo parla a noi nel Vangelo, se ci mettiamo in ascolto della buona notizia, da essa saremo convertiti e trasformati. L'esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa. Preghiamo per convertire il cuore dei trafficanti di persone e rendere la libertà alle vittime della tratta, piaga vergognosa. Appello del Santo Padre per la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta che ricorre domani 8 febbraio, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bachita. Il tema di quest'anno è migrazione senza tratta. Sì alla libertà, no alla tratta. Che queste Olimpiadi siano una grande festa dell'amicizia e dello sport. Con queste parole, al termine della catechesi, Francesco ha rivolto un appello in vista dei Giochi Olimpici Invernali che si apriranno dopodomani, venerdì 9 febbraio, a Pyeongchang, in Corea del Sud, con la partecipazione di 92 paesi. Il Papa ha rivolto il suo saluto al Comitato Olimpico Internazionale, agli atleti partecipanti, alle autorità e al popolo della penisola di Corea. Nella liturgia della parola, attraverso il Vangelo e l'omelia, Dio dialoga con il suo popolo. Continuando il ciclo di catechesi sull'Eucaristia, nell'udienza generale di oggi, il Papa ha svolto la sua meditazione sul Vangelo e l'omelia. Il dialogo tra Dio e il suo popolo, ha detto il Pontefice, raggiunge il culmine nel Vangelo, che costituisce la luce per comprendere il senso sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Cristo è il centro e la pienezza di tutta la scrittura, come di tutta la celebrazione liturgica, spiega Francesco. Egli stesso parla nel Vangelo, per questo nella liturgia la sua proclamazione è distinta dalle altre letture ed è circondata di particolare onore e venerazione. Viene letto dal ministro ordinato che termina baciando il libro, ci si pone in ascolto in piedi e si traccia un segno di croce in fronte, sulla bocca e sul petto. I ceri e l'incenso onorano Cristo che fa risuonare la sua efficace parola. Da questi segni l'assemblea riconosce la presenza di Cristo, che le rivolge la buona notizia, che converte e trasforma. È un discorso diretto quello che avviene, sottolinea il Pontefice. Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo, ma è Cristo che ci parla lì. E per questo noi stiamo attenti, perché è un colloquio diretto, è il Signore che ci parla. Dunque, nella Messa non leggiamo il Vangelo. State attenti a questo. Non leggiamo il Vangelo per sapere come sono andate le cose, ma ascoltiamo il Vangelo per prendere coscienza di ciò che Gesù ha fatto e detto una volta. E quella parola è viva, e la parola di Gesù che è nel Vangelo è viva e arriva al mio cuore. Per questo ascoltare il Vangelo è tanto importante, col cuore aperto, perché è parola viva. Sant'Agostino scrive che la bocca di Cristo è il Vangelo, lui regna in cielo ma non cessa di parlare sulla terra. Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del sacerdote nell'omelia, che è parte della stessa liturgia. L'omelia non è un discorso di circostanza, rimarca il Papa, non è una conferenza né una lezione, ma è un riprendere il dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo, affinché trovi compimento nella vita. L'esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa. La parola del Signore termina la sua corsa facendosi carne in noi, traducendosi in opere come è avvenuto in Maria nei Santi. Ricordate quello che ho detto l'ultima volta, la parola del Signore entra dalle orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle opere buone. E l'omelia anche segue la parola del Signore e fa anche questo percorso, è per aiutarci a che la parola del Signore arrivi alle mani passando per il cuore.
La liturgia esige che la predicazione orienti l'assemblea e il predicatore verso una comunione con Cristo nell'Eucaristia che trasformi la vita. Chi tiene l'omelia deve compiere bene il suo ministero, offrendo un reale servizio a tutti coloro che partecipano alla messa, ma anche chi l'ascolta deve fare la sua parte, prestando attenzione senza pretese soggettive, sapendo che ogni predicatore ha pregi e limiti. Se a volte c'è motivo di annoiarsi per l'omelia lunga o non centrata o incomprensibile, altre volte è invece il pregiudizio a fare da ostacolo. E chi fa l'omelia deve essere conscio che non sta facendo una cosa propria, sta predicando, dando voce a Gesù, sta predicando la parola di Gesù. E l'omelia deve essere ben preparata, deve essere breve, breve. Quante volte, osserva Francesco, vediamo che nell'omelia alcuni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta. Ah, è vero, eh? Tutti voi lo sapete, eh? È vero. Per questo, per favore, che sia breve l'omelia, ma che sia ben preparata. E come si prepara un'omelia, cari sacerdoti, diaconi, vescovi? Come si prepara? Con la preghiera, con lo studio della parola di Dio e facendo una sintesi chiara e breve. Non deve andare oltre 10 minuti, no, per favore. La responsabilità di chi tiene l'omelia si coniuga con la possibilità, a volte il dovere, di chi sta nei banchi di far presente nei modi opportuni le attese sentite dalla comunità. Chi può aiutare i sacerdoti, se non i fedeli, che sono loro sinceramente vicini, dice poi Francesco, che sottolinea la conoscenza della Bibbia favorisce molto la partecipazione alla liturgia della parola. Attraverso il Vangelo e l'omelia Dio dialoga con il suo popolo, conclude il Papa, il quale lo ascolta con attenzione e venerazione e lo riconosce presente e operante. Se ci mettiamo in ascolto della buona notizia, da essa saremo convertiti e trasformati e quindi capaci di cambiare noi stessi e il mondo. Al termine della catechesi, il Santo Padre ha rivolto un appello per la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, che ricorre domani, 8 febbraio, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bachita. Il tema di quest'anno è migrazione senza tratta. Domani, 8 febbraio, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bachita. Ricorre la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta. Il tema di quest'anno è migrazione senza tratta, sì alla libertà, no alla tratta. Avendo poche possibilità di canali regolari, molti migranti decidono di avventurarsi per altre vie, dove spesso li attendono abusi di ogni genere, sfruttamento e riduzione in schiavitù. Le organizzazioni criminali dedite alla tratta di persone usano queste rotte migratorie per nascondere le proprie vittime tra i migranti e i profughi. Invito pertanto tutti i cittadini e istituzioni a unire le forze per prevenire la tratta e garantire protezione e assistenza alle vittime. Preghiamo tutti affinché il Signore converta il cuore dei trafficanti. È brutta parola questa, trafficanti di persone. E dia la speranza di riacquistare la libertà a quanti soffrono per questa piaga vergognosa. Papa Francesco ha rivolto un appello e un auspicio in vista della 23ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali che si apriranno dopodomani, venerdì 9 febbraio, nella città di Pyeongchang, in Corea del Sud, con la partecipazione di 92 paesi. Che queste Olimpiadi, ha detto, siano una grande festa dell'amicizia e dello sport. Dopodomani, venerdì 9 febbraio, si apriranno le 23ª Giochi Olimpici Invernali
nella città di Pyeongchang, in Corea del Sud, con la partecipazione di 92 paesi. La tradizionale tregua olimpica quest'anno ha acquisito speciale importanza. Delegazioni dalle due Coree sfileranno insieme sotto un'unica bandiera e competeranno come un'unica squadra. Questo fatto fa sperare in un mondo in cui i conflitti si risolvano pacificamente con il dialogo e nel rispetto reciproco, come anche lo sport insegna a fare. Rivolgo il mio saluto al Comitato Olimpico Internazionale, agli atleti e alle atlete che partecipano ai Giochi di Pyeongchang, alle autorità e al popolo della penisola di Corea. Tutti accompagnano con la preghiera, mentre rinnovo l'impegno della Santa Sede a sostenere ogni utile iniziativa a favore della pace e dell'incontro tra i popoli. Che queste Olimpiadi siano una grande festa dell'amicizia e dello sport. Che Dio vi benedica e vi custodisca. Papa Francesco esprime solidarietà e cordoglio per le vittime delle scosse di terremoto che ha colpito la città portuale di Hualien. Il bilancio ancora provvisorio parla al momento in cui scriviamo di 6 morti, 258 feriti e 60 dispersi. In un telegramma di cordoglio a firma del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, e indirizzato al vescovo locale, Monsignor Wang Chaoming, il pontefice assicura le proprie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per i feriti. Incoraggia le autorità civili e il personale impegnato nelle operazioni di soccorso e invoca su tutto il popolo taiwanese la benedizione divina di forza e di pace. Che hai nella raíz della esclavitù, del desempleo, dell'abbandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. Sebbene sembri una cosa del passato, oggi ci sono persone che vengono uccise per la loro fede in Dio e sfortunatamente non sono poche. In particolare, solo nel 2017 sono state 3.066. Lo rivela il rapporto della ONG Open Doors, che, anche per il 2017, lancia cifre allarmanti. Lo scorso anno, infatti, la persecuzione dei cristiani si è intensificata al punto che, ogni mese, 322 cristiani sono stati uccisi a causa della loro fede. In totale, nei 50 paesi presi in esame dall'organizzazione, circa 250 milioni di cristiani subiscono alcune forme di violenza, dall'ostilità o la discriminazione, fino alla persecuzione estrema e omicidi. Il rapporto rivela che una persona ogni tre nel mondo vive in un paese senza libertà religiosa. Ci sono 5 nazioni in cui la persecuzione dei cristiani è particolarmente cruda. In Pakistan, la legge anti-blasfemia è divenuta uno strumento che consente ai cristiani di essere costantemente oppressi. In Sudan, i cristiani sono spesso accusati di spionaggio e il governo vuole che la Chiesa sia posta sotto il proprio controllo. In Somalia, le conversioni sono pagate con la vita. Una persona che decide di convertirsi al cristianesimo può essere uccisa dalla stessa famiglia. In Afghanistan ci sono pochissimi cristiani e non appena un musulmano decide di convertirsi, è sottoposto a minacce di morte o addirittura ucciso. In testa alla lista c'è la Corea del Nord, dove il semplice fatto di avere una Bibbia mette in pericolo l'intera famiglia. Migliaia di cristiani riempiono i campi di concentramento perché, per il regime di Kim Jong-un, i cristiani sono nemici dello Stato. Tuttavia, ci sono anche alcuni motivi di speranza, perché ci sono luoghi in cui, dopo l'oscurità, la luce è tornata, come in Iraq.
Open Doors è una delle organizzazioni cristiane che lavorano per restituire ciò che l'estremismo ha rubato a migliaia di persone. Questa organizzazione protestante collabora con i sirio-cattolici di Mosul. Sono padre George Haola, della diocesi sirio-cattolica di Mosul. La speranza della nostra gente è ricominciare, tornare a vivere come in passato. Credo persino che vivremo meglio. Open Doors ha assunto il progetto per ricostruire 74 case. Hanno dato a molte famiglie la speranza di tornare. Sia in Siria che in Iraq, la sconfitta dell'autoproclamato Stato Islamico ha alleggerito la pressione sui cristiani, ma nessuno dei due paesi è stato ancora in grado di uscire dai primi posti della lista nera. Osservatore Romano con la data di giovedì 8 febbraio. Una piaga vergognosa all'udienza generale l'appello del Papa contro la tratta di esseri umani. Dalle Olimpiadi di Pyeongchang una speranza di dialogo e di pace. Forte terremoto a Taiwan, solidarietà del pontefice. Bombe contro il patriarcato siro-ortodosso, violenze a Damasco e nell'area del Ghouta orientale. Ancora in crescita il turismo sessuale che sfrutta i minori.